Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Se oggi si tornasse a votare, Fratelli d'Italia raggiungerebbe il 30%, 4 punti in più rispetto alle politiche. Farebbe un passo avanti anche il Partito Democratico, che tornerebbe a superare la soglia del 20%, staccando di oltre 5 punti il Movimento 5 Stelle. È la fotografia scattata dal barometro politico di marzo dell'Istituto Demopolis. In leggera flessione le altre forze politiche, la Lega di Salvini all'8,5%, Azione al 7,3%, Forza Italia al 6,6% e Sinistra Verdi al 3%. Elly Schlein ha ereditato il PD nel momento peggiore della sua storia, passato dal già deludente 19% del settembre scorso al 15% di gennaio, ora il partito è al 20,2%. L'istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato l'effetto Schlein sull'evoluzione del consenso da fine gennaio ad oggi. Due mesi fa gli elettori del PD si erano ridotti a circa 4 milioni, oggi, con un'affluenza tornata a crescere al 66%, il Partito Democratico potrebbe contare su quasi 6 milioni di elettori, una crescita di 1 milione e 800 mila voti in circa 50 giorni. Su 100 nuovi elettori che oggi sceglierebbero il partito di Elly Schlein, 70 nel gennaio scorso erano decisi ad astenersi, alla parte più consistente, costituita da 1 milione e 250 mila elettori. 16 su 100 in gennaio votavano il Movimento 5 Stelle, 5 votavano Sinistra Verdi, 9 optavano per altre liste. Demopolis ha fotografato infine la forza odierna delle coalizioni. I partiti della maggioranza che sostiene il governo Meloni otterrebbero nel complesso il 46% e verrebbero sorpassati dai tre partiti d'opposizione che insieme valgono il 47%. Ma poiché delle due coalizioni una è reale e l'altra è ipotetica, la destra è al governo e sembra destinata a restarci. E siamo in